Ciao Simona, mi devi aiutare. Ma ciao, certo, dimmi pure. Ho detto a Squaletto che voglio diventare vegana e lui mi ha riso dietro dicendo che mi vengono le carenze di vitamina B12. Ah, ok, vuoi che ti aiuti a spiegargli come si possono evitare? No, che mi aiuti a fare pace, perché gli ho detto che mangiando carne di balena gli verrà la demenza squalile. Ciao amici, è vero, la vitamina B12 è un argomento controverso. Spesso viene usata dagli onnivori per mettere in discussione la scelta vegana o vegetariana delle persone. E devo dire che hanno ragione, perché la carenza di vitamina B12 è un problema reale, concreto, per chi fa una dieta vegana o vegetariana. Ma Simona, cosa fai? Dai ragione al nemico? Il nemico non è chi mangia in modo diverso da noi, ma la disinformazione, che è troppa su certi argomenti. Il nemico peggiore è l'alimentazione scorretta, che mette tutti a rischio di carenze e disturbi vari. Oggi vediamo le cause della carenza di vitamina B12, la verità nascosta su questo nutriente e vediamo anche come scegliere i migliori integratori con l'aiuto di Vegamega, il sito dove trovi solo i migliori prodotti di alta qualità. Se vi piace l'idea, mettete subito mi piace a questo video e iscrivetevi al canale, così YouTube valorizza questo video ricco di informazioni che possono essere utili a tutti. Da oltre 25 anni mi occupo di formazione e consulenze di naturopatia e alimentazione sana. Mi aggiorno sempre con le ultime ricerche scientifiche e sulla vitamina B12 ho scritto un libro dedicato dove descrivo un dato allarmante. Questa carenza può colpire tutti. Infatti, considerare la carenza di vitamina B12 un problema riservato solo a vegani e vegetariani è un falso mito. In base a una ricerca pubblicata sul British Medical Journal, nei paesi occidentali in media il 6% della popolazione sotto i 60 anni soffre di carenza di vitamina B12. E ancora più allarmante è che, superati i 60 anni, la percentuale sale al 20%. Visto che avevo ragione io? Secondo questo studio, la media della carenza di chi non consuma prodotti animali è dell'11%. Forse a qualcuno possono sembrare numeri bassi, ma guardate questo grafico. 6% uguale una persona su 20. 11% è circa una persona su 10. E il 20% è già una persona su 5. Comunque, il problema peggiore riguardo alla vitamina B12 non sono le macro carenze acute, cioè quando sei del tutto o fortemente carente di un nutriente e hai dei sintomi, quindi te ne accorgi. Il problema sono le micro carenze croniche, cioè quando l'apporto non è sufficiente o l'assimilazione è carente e le funzioni del corpo ne risentono, ma te ne accorgi troppo tardi perché tutto avviene in modo progressivo. E per la vitamina B12 succede proprio così. L'alimentazione industriale di oggi squilibra fortemente l'apparato gastrointestinale, che è il luogo dove avviene l'assimilazione della vitamina B12. In più punti e in un modo piuttosto complesso e delicato. Non basta assumere la vitamina B12 dal cibo, ci vogliono anche delle condizioni interne che permettano di assimilarla, altrimenti non agisce e il corpo non riesce a usarla per le sue funzioni vitali. E questo vale sia per i vegani che per gli onnivori. E in quali cibi trovo la vitamina B12 così non sono più carente? È molto semplice, la vitamina B12 si trova in molti cibi di origine animale. Prevalentemente carne, pesce, molluschi, uova, formaggi. Ma io ho sentito dire che si trova anche nei vegetali. L'informazione è giusta, ma il problema è l'assimilazione. Purtroppo nei cibi di origine vegetale le quantità sono minime e non sono sufficienti per un'assimilazione completa. Per questo sono d'accordo con chi consiglia di fare un'integrazione di vitamina B12. Io stessa ne assumo da tempo. E se mi chiedete che integratore usare, vi rispondo che oggi ho scelto per voi questo prodotto. Si chiama Liposomial Vitamina B12 della ditta Nature Labs. Lo trovate sul sito Vegamega, il gentile sponsor del video di oggi, e il sito con integratori naturali e solo della più alta qualità. È un integratore di vitamina B12 100% vegetale, quindi adatto anche a vegani e vegetariani. E per l'assimilazione? Tranquilla, questa è vitamina B12 in forma liposomiale. Ci sono diverse formulazioni di vitamina B12, ma questa è stata riscontrata essere la più assimilabile in assoluto.
Significa che la vitamina B12, per non essere aggredita dagli acidi dello stomaco, viene incapsulata in piccole capsule di lipidi e, siccome sono compatibili con quelle dell'organismo, vengono portate esattamente nei luoghi di assimilazione. Ma c'è di più! La ditta Nature Labs ha brevettato una speciale formulazione esclusiva che garantisce un assorbimento dei nutrienti fino a 20 volte di più rispetto anche ad altre formule liposomiali. E non è poco. Così il corpo assimila tutta la vitamina B12 di cui ha bisogno e può usarla senza difficoltà. Il sito VegaMega per i miei follower regala uno sconto del 10% usando il codice sconto SIMO10. Trovate il link in descrizione. Questo codice sconto vale solo una volta per un acquisto dal sito, quindi fate scorta, mi raccomando. E ora sta a voi condividere questo video, perché il problema della carenza della vitamina B12 è molto diffuso e dobbiamo aiutarci a vicenda diffondendo le giuste informazioni. Ci sono molti vegani e vegetariani che pensano di avere un'alimentazione completa e senza saperlo sviluppano delle carenze. Ma non solo, anche molti onnivori possono rischiare di non assimilare bene la vitamina B12 anche se assumono sempre prodotti animali. Nei commenti raccontatemi le vostre storie, le vostre esperienze e fatemi le vostre domande. Se trovate utili questi contenuti, mettete mi piace e iscrivetevi al canale, così mi aiutate a farlo crescere. Noi ci vediamo nel prossimo video, nel frattempo, ma sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao! Scusa!